Ciao, benvenuti. Mi chiamo Davide Ricchiuti e sono autore di racconti apparsi su alcune riviste letterarie. Ma, signore e signori, oggi per la prima volta sono autore anche di uno spin-off. E non chiedetemi cos'è. No, non fatelo perché lui se la tira. E poi comunque ve lo posso dire io. Uno spin-off è un prodotto, di solito audiovisivo, derivato da... Beh, nel nostro caso è un prodotto solo audio. Sì, vabbè, nel nostro caso è un mini episodio derivato dal format principale di Sei tu, sono io e la vita. Esatto, e ci siamo dentro, stiamo nuotando nello spin-off. Oh yeah! Senti, che ne dici a questo punto di lanciare la sigla? Sei tu, sono io e la vita. Un podcast dove si parla di storie che ti cambiano il cuore. Questo spin-off della Season 1 di Sei tu, sono io la vita esiste solo perché inaspettatamente, ma felicemente, ho raggiunto i 10.000 ascolti pochi giorni fa. Yeah! E volevo prendermi qualche minuto per festeggiare con voi. Sì, ma attenzione, Davide vuole festeggiare a modo suo. Beh, sì, sono uno che sa divertirsi quando è il momento. Però oggi è una festa un po' diversa. In tutti i miei podcast non faccio altro che occuparmi di letteratura, poesia, filosofia, diffonderla e a volte collegarla all'attualità. Insomma, ci vuoi dire cosa diffonderai oggi? Oggi ho pensato... 10.000, 10.000... E ho sentito rintoccare una campana. Sì! Proprio questa che ha un suono così piacevole, questa campana il cui suono consente al nostro cervello di aumentare la produzione di onde alfa. Che poi sono quelle onde che precedono il momento del sonno. O comunque hanno a che fare con uno stato meditativo, una sorta di stato di quiete cerebrale che aiuta la nostra coordinazione mentale globale. Ok, saresti così gentile da dirci che cosa è uscito da questa tua coordinazione mentale? Ho pensato... Se ci sono stati 10.000 ascolti, allora ciò che è scritto nel Tao Te Ching è vero. Ossia? Esistono davvero i 10.000 esseri di cui si parla in quel libro. Oh, man! Beh, in realtà l'espressione 10.000 esseri è una figura retorica. Si parla di 10.000 esseri nel Tao per intendere la rappresentazione del molteplice, no? La rappresentazione, insomma, di tutti gli enti. Lasciate che vi dia due numeri. Se secondo il Tao gli esseri sono 10.000, va bene, in modo metaforico, è pur vero che le parole del libro del Tao sono 5.000. Sì, i capitoli sono 81. Signori, il Tao è un libro imperdibile, sì. È vero, i capitoli sono tanti, ma lo stile in cui è scritto è aforistico. Quindi non pensate di essere di fronte ai tre volumi di 1084 di Murakami, che pure ho apprezzato molto, oppure alla Recherche di Proust, che, confesso, ho iniziato, ma non ho ancora finito. No! Eppure, nonostante sia composto tendenzialmente da frasi brevi, il Tao, queste frasi hanno una potenza lirica, ma soprattutto una profondità notevole dal punto di vista del significato. Ecco, a questo punto vi posso svelare allora il mio segreto. Ma che segreto è il segreto, direte voi? Vabbè, insomma, un segreto che mi guida nella scrittura di podcast e di racconti. Non so, c'è qualcuno che è interessato? Va bene, tanto meglio. Allora faccio proprio come il mio segreto. Faccio il resiliente come l'acqua. Sì, ok, idratiamoci, beviamo molta acqua, ci fa bene. Tra l'altro noi stessi siamo fatti d'acqua. Ce lo dicono gli scienziati, ma ce lo dice anche Johan Hashta nel suo incipit spettacolare del libro che ne è stato di te, Buzz Aldrin, edito da Hyperborea. La persona che ami è fatta per il 72,8% d'acqua e non piove da settimane. Ma torniamo a noi. Non è questo che intendo quando parlo di acqua come mio segreto. Quando penso all'acqua, penso al suo potere. Un potere che ci può essere rivelato dall'osservazione attenta dei fenomeni naturali, ma... Devo essere sincero. A me questo potere l'ha svelato Lao Tzu. Lao Tzu è l'autore del Tao Te Ching. Nel capitolo 78 Lao Tzu dice: nulla al mondo è più morbido e cedevole dell'acqua, eppure nulla la supera nello scavare ciò che è duro e forte, perché è inalterabile. Che il morbido vinca il duro, che il debole vinca il forte, tutti al mondo lo sanno, ma nessuno lo pratica. Insomma,
Vuol dire che per arrivare ai 10.000 ascolti di podcast ho fatto come l'acqua? In un certo senso vuol dire che ho preso come punto di riferimento le proprietà dell'acqua, così come sono enunciate nel libro del Tao Te Ching da Lao Tzu. Ho fatto in modo di fare una cosa che in inglese potrei riassumere così. David Ricciuti made one thing that we can literally sum up with this expression. Go with the flow. Sì, vabbè, adesso non è che c'era bisogno di tutto questo, bastava dire go with the flow. Perché con questa espressione contemporanea mi sto riferendo a qualcosa di molto antico. Mi sto riferendo a un testo che, come ormai sapete, si intitola Tao Te Ching, il libro della via e della virtù. In particolare, sentite che cosa c'è scritto nel capitolo 66. I grandi fiumi e l'oceano regnano sui torrenti perché stanno in basso. Per questo regnano sui torrenti. Perciò il saggio, nel governare le persone, si mette al di sotto di loro. Nel guidarle, si mette all'ultimo posto. Perciò quando egli occupa il posto più alto, la gente non lo sente come un peso. Quando occupa il primo posto, non lo sente come un ostacolo. Tutto il mondo è lieto di assecondarlo e non si stanca di lui. E siccome non compete, nessuno può competere con lui. Insomma, I go with the flow, I go with the flow dell'acqua. I go with the flow, I go with the flow dell'acqua. Ne faccio mie le proprietà. Il Tao è un testo che è stato messo per iscritto circa 2500 anni fa, da un certo Li Er, perché Lao Tzu non è un nome proprio, dato che Lao significa vecchio e Tz semplicemente una parola che indica rispetto. Quindi Lao Tzu non è altro che un appellativo, il vecchio maestro. E questo Li Er era responsabile degli archivi imperiali della dinastia Zhou. Dinastia che nella Cina antica ha regnato tra il XII e il III secolo a.C. Oggi però siamo nel 2021 d.C. del calendario gregoriano, nel momento in cui sto parlando, e prendo come riferimento le parole del vecchio maestro, perché lui sa come illuminarmi su quanto l'acqua sia potente, resiliente, prorompente. Nel capitolo 43 del Tao Te Ching c'è scritto: «La cosa più molle al mondo si precipita contro la cosa più dura al mondo». Niente al mondo è più molle e debole dell'acqua, ma nell'avventarsi contro ciò che è duro e forte, niente può superarla. Senza sostanza, essa penetra in ciò che non ha interstizio. Ecco, è proprio questo. È questo che ho fatto anch'io per arrivare alle orecchie dei 10.000 esseri, cioè la molteplicità degli enti, secondo il Tao, che hanno prodotto questi 10.000 ascolti, secondo lo Yab Tech Lab. Quindi cosa faccio? Metabolizzo ciò che più mi interessa nella letteratura e nella filosofia e poi lo connetto ad eventi contemporanei. Avete presente la puntata su Banksy e Thich Nhat Hanh? Oppure quella su Hannah Arendt e l'uso della mascherina? E poi lancio nell'etere, anche se l'etere non esiste, ma è una parola con cui Davide è fissato, i miei podcast. Dopodiché ho messo in pratica ciò che avevo imparato dall'acqua, dalle sue proprietà. Ho cercato di superare ostacoli, le rigidità di cui si parla nel Tao, cercando di usare le proprietà di ciò che è soffice, di ciò che è morbido. Se riusciamo a interiorizzare questa abilità di cedere, di lasciare andare, di non agire, cioè se pratichiamo il cosiddetto Wu-Wei, il non agire, che non significa in questo caso pubblicare il podcast e buttarsi sul divano, gambe all'aria e versarsi un pacco di patatine in bocca come fossero acqua. No. Significa invece agire in accordo con le forze della natura, cercare di cogliere il movimento di ogni cosa e adattarsi a questo movimento, un po' come fa l'acqua che invece di morire quando c'è troppo freddo cambia stato, diventa brina sulle foglie delle piante, oppure ghiaccio nei nostri freezer, e invece di morire quando c'è troppo caldo, cosa fa? Lo sapete, cambia stato, si trasforma in vapore. Insomma, esercitare il Wu-Wei non significa che io abbia assunto un atteggiamento di passività. Piuttosto, il mio agire si è configurato come quello del Tao stesso. Ho dato ascolto, per dirla daoisticamente, all'espressione più spontanea della mia natura, una risposta genuina al naturale movimento della vita. Provate a farlo anche voi, a entrare in questo modo di percepire le vostre azioni, la vostra vita, e vedrete quanti benefici che ne possono risultare. Quindi, per tornare ai 10.000 ascolti, diciamo che sì, nonostante il mio format prestabilito, ho mantenuto una certa flessibilità nella mia ricerca e nella produzione di contenuti.
E poi, visto che siete arrivati ad ascoltare fino a qui, ve lo meritate, c'è pronto per voi un... Secret bonus. Sì, c'è un bonus segreto. Perché quando a inizio puntata parlavo di segreto, forse non tutti l'hanno notato, l'hanno capito, ma c'era un asterisco vicino alla parola segreto. E che cosa significava quell'asterisco? Ve lo svelo proprio adesso attraverso queste parole di Lao Tzu. Alla nascita l'uomo è soffice e debole, alla morte è rigido e forte. Tutte le creature, le erbe, le piante, quando vivono sono soffici e tenere, quando muoiono sono aride e secche. Durezza e forza sono compagne della morte, mollezza e debolezza sono compagne della vita. Per questo chi si fa forte con le armi non vince. L'albero che è forte viene abbattuto. A proposito di alberi, la sapete quella storia dell'albero storto? È una storia di cui si parla nel libro Zhuangzi. C'era un albero deformato che non era tenuto in nessuna considerazione dai boscaioli perché il suo tronco non si sarebbe potuto trasformare, no, in tavole di legno. Arriva Zhuangzi e dice che quell'albero invece è utile, è perfetto per rilassarsi sotto la sua ombra. Ecco. Dato che per i boscaioli quell'albero era totalmente inutile, non è mai stato abbattuto. Quindi deformità, debolezza, non azione. Sono tutte cose che hanno consentito a quest'albero di vivere più di tutti gli altri. Col tempo diventa talmente prezioso da essere anche considerato sacro. Insomma, signori, il bonus dell'asterisco che ho messo alla parola segreto si riferisce alle piante. Alle piante così come ce le racconta Stefano Mancuso. In particolare mi sto riferendo a un passaggio del suo libro Plant Revolution, Giunti Editore, che si trova nel capitolo 2. In questo breve passaggio che vado a leggervi, Mancuso sta parlando di una singola pianta di grano e dice che può raggiungere uno sviluppo lineare superiore ai 20 km considerando la lunghezza totale dei peli radicali. Allora dice: una fondamentale caratteristica degli apici radicali è la loro abilità a trovare una via di crescita anche in materiali molto resistenti. Nonostante l'apparenza fragile e la delicata struttura, essi sono capaci di esercitare pressioni straordinarie e si rivelano in grado di fratturare anche la roccia più solida grazie alla divisione ed espansione cellulare. Perché le radici possano crescere, infatti, la grandezza dei pori nel suolo deve essere maggiore delle dimensioni dell'apice radicale. Così l'acqua all'interno delle sue cellule è in grado di generare un turgore che gli fornisce la forza necessaria per l'allungamento e la crescita. Insomma, qui Mancuso ci sta dicendo che una radice è in grado di sostenere l'ingresso di acqua all'interno delle proprie cellule e queste, gonfiandosi, sono in grado di spingere la loro membrana cellulare contro la parete rigida. Questa pressione, che può variare, spiega come mai le radici siano in grado di spezzare materiali resistenti come l'asfalto, il cemento, addirittura il granito. Ecco, vi rendete conto allora quanto daoismo c'è anche in queste parole incredibilmente interessanti del più importante neurobiologo vegetale vivente? Allora, se tutto vi torna, a questo punto dovreste capire al volo la mia risposta alla domanda che qualcuno mi ha posto in questi giorni. Come hai fatto a raggiungere questi ascolti parlando di letteratura ed essendo un indipendente? Vi prego, non guardatemi strano se vi rispondo che ho semplicemente tentato di raggiungere i 10.000 esseri usando le proprietà di morbidezza e adattabilità dell'acqua e tentando di fare mia l'abilità degli apici radicali di una pianta in grado di farsi strada tra la roccia. PS, non ho spiegato cos'è il Dao perché il Dao è una parola intraducibile. Il libro della via e della virtù del resto comincia proprio così. Ci dice: il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao. Il nome che si può pronunciare non è l'eterno nome. Insomma, signore e signori, è più facile dire che cosa non è rispetto a che cosa è il Dao. Parlare in termini negativi del Dao significa dire che esso è silenzioso, come me fra poco, ed evanescente, come questo episodio. Dai, questa ve la leggo. Capitolo 4. Il Dao è un recipiente vuoto, ma a esso puoi attingere senza fine. È un abisso senza fondo, il progenitore dei 10.000 esseri. In esso i contorni taglienti sono smussati, i nodi sono sciolti, lo splendore è attenuato.
la polvere si deposita. È una sorgente profonda, inesauribile.